Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Autori ed editori, e lascio a Gianfranco la parola per introdurre la signora che è già seduta pronta a raccontarci del suo lavoro, del suo impegno, della sua opera di cui parliamo oggi. Il primo lavoro di cui parliamo oggi, comunque buongiorno a tutti, è Verona, il centro di questa attenzione, di questa prima mezz'ora. Il testo è per titolo, ovviamente lo dirò sicuramente male, La me bella Verona, se non è così. E abbiamo qui con noi la dottoressa Francesca Viviani, che è una coautrice di questo testo. Ma partiamo subito dalla prima delle domande. Lasciamo un microfono alla dottoressa Viviani perché si presenti a noi e ai nostri radioascoltatori. Buongiorno, sono Francesca Viviani e sono, come attività principale, sono una guida turistica di Verona. E proprio per questo mio amore per la città e per gli aspetti più nascosti, ma anche perché sono veronese di fatto, e poi mi sono avvicinata allo studio di Verona e mi sono appassionata sempre di più di questa bellissima città che non si è mai finito di conoscere, e quindi ho continuato, oltre alla mia attività professionale, anche a studiare e andare a cercare cose un po' particolari che oggi non sono immediatamente visibili, ma che hanno segnato la storia della nostra città. Quello che vediamo oggi è il risultato di 2000 anni di storia. Se si va indietro ci sono più di una Verona, quindi e questo è stato, diciamo, il motivo per cui mi ha spinto a studiare e a scrivere anche di questa città. Poi ho continuato, ho già lavorato in passato proprio per la città, avendo anche scritto altre cose riguardo Verona. E l'ultimo lavoro che ho fatto qualche anno fa è stato Verona sul pentagramma, che era un libro che si occupava di tutta la musica a Verona, dalle origini fino ad oggi, perché Verona, sappiamo, oggi è famosa per l'arena, per la stagione lirica, per i concerti, però dall'epoca romana, accanto al teatro romano, esisteva un odeion, quindi un luogo dove si faceva solo la musica. E quindi da lì in poi c'è sempre stata una storia che ha accompagnato Verona sul filo musicale. Quindi ogni epoca è stata affrontata però dal punto di vista, diciamo, della musica. Della musica. Okay. Ma torniamo al testo che è motivo di questo incontro di questa mattina. L'idea è venuta quando un vostro associato, che poi è coautore, Silvana Xamo, è venuta in possesso di interessanti serie di fotografie di Verona dei primi decenni del XX secolo, a cui poi lei ha fatto seguire la parte testuale, no? Storica. Esatto, giusto? Esatto, infatti proprio per questo motivo, che avevo già trattato qualcosa, Silvana mi ha coinvolto, diciamo, in questa operazione. Diciamo che lei ha veramente avuto questa bellissima idea della mostra fotografica, e quindi aveva acquisito queste foto di cui lei era veramente molto molto entusiasta, e ha pensato di fare anche dei testi su queste foto. Non è stato all'inizio facilissimo perché alcune sono foto inedite e alcune non si riusciva nemmeno a capire da dove fossero state scattate, però ci è voluto quasi un anno di tempo per trovare i luoghi, e la ringrazio ancora tantissimo, perché se non fosse stato per lei non mi sarei avvicinata a questo materiale, e soprattutto non avrei scoperto poi le cose che ho scoperto. Per esempio nel libro La mia bella Verona, perché parla sempre di Verona, ci sono, a parte alcune immagini che riguardano momenti storici della città, come l'arrivo di Re Vittorio Emanuele per
inaugurare il Castel Vecchio del figlio Umberto per venire a inaugurare il Teatro Romano, oppure i funerali di Monsignor Bacciglieri, che erano degli eventi che coinvolgevano tutta la città, la gente si muoveva, perché erano veramente dei momenti per uscire dal proprio tran tran quotidiano e comunque essere tutti presenti e vedere queste personalità. Non c'era televisione, c'era qualche radio, ma non era la stessa cosa. Ma poi le cose più interessanti, secondo me, sono state la scoperta dei, farà ridere, dei bagni di Campofiore, che esistono dall'inizio del Novecento, al posto dell'edificio che è oggi quello dell'Università di Economia, era l'Università di Economia e Commercio, adesso è il centro, penso, meccanografico dell'università, perché c'era una quantità enorme di famiglie che non avevano il bagno in casa, quindi bisognava assolutamente provvedere, ma soprattutto dalla fine dell'Ottocento l'igiene è diventata una delle, diciamo, delle motivazioni che ha spinto le municipi, le municipalità a creare dei luoghi molto più sani, perché per evitare anche le malattie. Quindi i bagni sono stati una cosa interessantissima e oggi non esistono più. Cioè sì, le latrine pubbliche, no? Che poi sono state anche facevano il bagno, la doccia, si pagava, certo. Quindi, e poi ne sono nati altri. Poi fortunatamente, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale si è ricostruito in maniera diversa e magari più brutta, però il bagno c'era. Per cui possiamo dire che all'interno del volume ci sono ritratti, delle particolarità storiche di Verona che altrimenti noi non potremmo oggi conoscere, o perché sono state completamente modificate, o perché non sono state oggetto di uno studio così approfondito, qual è quello che avete voi esercitato su queste foto, giusto? Certamente, per esempio, anche un'altra scoperta è l'esistenza di questo collegio Pindemonte, che esisteva attaccato alla chiesa di San Giorgio in Braida. Nessuno ne sa nulla, perché non esiste più, perché poi quando è stata rifatta la riva Sant'Alessio è stato buttato giù completamente. Ma dalla fine dell'Ottocento questi fratelli Sartori avevano creato questa realtà di un collegio moderno, che all'interno, al di là di avere ragazzi che frequentavano la scuola, le varie scuole della città, però entravano poi come convittori a dormire, e era veramente all'avanguardia e permetteva a tutte quelle famiglie che volevano far studiare i figli che non abitavano in città o che comunque non avevano la possibilità di farli studiare, di avere un posto sicuro e anche controllato, perché venivano bambini dai 6 anni in poi, insomma. E quindi questo collegio, che era veramente, come dicevo, perché aveva attività pomeridiane, camminate sportive, cioè è sparito completamente. Dagli anni, poco più tardi degli anni 20, non se ne sa più nulla. Poi è stato buttato giù e questo è uno dei pochi rammarichi che ho di non aver capito come sia scomparso. Qual è stato il momento, perché ha chiuso un pochino prima della chiusura dell'Ungadice Sant'Alessio e quindi come possiamo dire, del rifacimento totale di quella zona dopo che sono crollate le case negli anni 30. Forse c'era un motivo magari proprio per questi crolli, per la sicurezza anche lì. Sì, sì, sicuramente. Il fatto che stessero ragazzi, dei giovani, insomma, con anche i loro tutori, ma la sicurezza forse è stata uno dei motivi. La sicurezza è stato uno dei motivi, ma poi nel ventennio fascista le scuole sono state modificate e quindi probabilmente c'è stato un diverso modo di approccio anche allo studio e forse questi non erano allineati o non hanno ritenuto di eliminare la traccia. Prima dello stacco musicale, lei lo ha già accennato prima, tra le varie foto c'è una storica molto, molto importante, quella dell'inaugurazione di Castelvecchio, dove, che è poi trasformato in museo, all'inaugurazione del museo archeologico, con la visita dei membri di Casa Savoia, giusto? Esatto. Quella credo che sia una foto, in mancanza di immagini, video e quant'altro, quella tratta proprio la storicità di un evento così importante e di un luogo così particolare. Infatti non fu facile ottenere le collezioni civiche cittadine, erano quasi tutte contenute prima alla Loggia del Consiglio, poi a Palazzo Pompei, ma si era già arrivati a rendersi conto che si doveva dividere ciò che era storico, ciò che era archeologico, ciò che era la storia naturale, quindi si cercavano delle nuove location, dei nuovi luoghi dove mettere. Castelvecchio era stato individuato dal grande Antonio Avena, il sovrintendente alle belle arti dell'epoca,
come luogo adatto a ricreare la Verona medievale, ma soprattutto un museo d'arte. Non era facilissimo prima della Prima Guerra Mondiale, perché Verona aveva ancora un ruolo militare importante, anche il castello, se vogliamo, era di, sappiamo che nell'epoca austriaca c'era il telegrafo ottico su Castelvecchio, quindi invece sì, proprio grazie ai cambiamenti geopolitici dopo la Prima Guerra Mondiale, Castelvecchio fu lasciato, diciamo, libero, però bisogna, siccome aveva le servitù militari, si dovette chiedere proprio di poter fare questo museo, e quindi Antonio Vena creò questo museo meraviglioso, anche se ricostruì un po' il Medioevo, diciamo, però il re venne molto volentieri a inaugurarlo, era già venuto due anni prima a vedere i lavori, ed era dedicato a lui, a Vittorio Emanuele III, quindi la dedica era a lui, c'è ancora la scritta all'interno che è dedicato a lui, quindi aveva un buon motivo per aveva anche un buon motivo a farsi che ci passiamo. Succede? Ah sì, ci sono delle interferenze. Ben per questo, allora respiriamo un attimo, ringraziamo Francesca Viviani che con noi, che ci racconta la storia di Verona, che non è così scontato dare per conosciuta da tutti, e fa molto piacere scoprire gli angoli che non abbiamo ancora, che non ricordiamo, oppure che non siamo in grado di poter ricordare perché nessuno ce l'ha comunicato prima. Non è che a scuola si studi in particolar modo, forse sarebbe carino che questi appunti specifici sulla città fossero raccontati anche nelle scuole. Non è male immaginarselo, forse. Ah, vabbè. Allora, un po' di musica e poi torniamo con Francesca Viviani, con l'edizione 03 e con la nostra bella Verona. Dunque, siccome ci sono un sacco di cose interessanti da raccontare di questa bella Verona con Gianfranco e con la dottoressa Viviani, andiamo avanti a raccontarcele esplorando il libro della signora Francesca Viviani. E delle sue coautrici. Certo. Bene, tra i veri o comunque tra i vari motivi di questa pubblicazione c'è senza alcun dubbio l'amore per la città di Verona, e da far conoscere in tutti i suoi aspetti. C'è un problema? Una piccola storia di risonanze col microfono, scusami Gianfranco, allora, forse adesso no, va bene. Allora, come dicevo, tra i vari motivi di questa pubblicazione c'è senza alcun dubbio l'amore di Verona da far conoscere il più possibile, che è poi uno scopo che si prefigge il comitato, giusto dottoressa? Esatto, perché infatti il grande sponsor, diciamo, di questo libro, e comunque che ha spinto per la sua pubblicazione non solo del libro ma anche della mostra fotografica, perché di fatto il libro viene in seguito alla mostra fotografica, è il Comitato dei Filippini, è uno dei comitati storici di Verona, sia per il Carnevale ma poi si è un po' allargato anche ad altre attività. E il Comitato dei Filippini nasce nel secondo dopoguerra in un momento, e grazie al professor Luigi Facchin, che ha avuto l'intuizione per dare un po' di ottimismo anche al quartiere dei Filippini, che era stato pesantemente bombardato, ma anche perché dopo la guerra la gente aveva bisogno di qualcosa per riprendere a vivere, a ridere, di creare una maschera, e proprio pensò al Carnevale, quindi si creò la maschera del principe Reboano, che è ancora oggi, che accanto a Papà del Gnocco, accanto al Duca della Pignatta, è diventata una delle maschere più popolari. Chiaramente questa maschera viene presa da un personaggio realmente esistito, dalle carceri, il quale aveva perso tutta la sua fortuna, diciamo, per sedare le guerre fra le fazioni interne alla città di Verona. Poi parte per l'isola di Eubea, la conquista, il Negroponte, e diventerà capo di un terziere, e poi ritornerà a Verona su questa nave, la Marangona, che poi è diventata un pochino il simbolo del Carnevale. La Marangona è una nave di legno adesso che sfila per le vie della città durante il Carnevale, e il giorno della manifestazione più importante per quanto riguarda il Comitato dei Filippini e il Carnevale è il Sabato Grasso, quando si fa la rievocazione dell'arrivo del principe Reboano della Concordia, perché poi lui voleva mettere pace, quindi si chiama Reboano della Concordia. Mm-hmm.
alla dogana dei filippini, certo. Quindi c'è accolto dai veronesi ma anche dalle maschere importanti della città, le più rappresentative. Lei fa parte della Quarantia. 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 Ce la approfondisce questa? Allora, la Quarantia è stata voluta sempre dal professor Luigi Facchin quando fondò questo carnevale, e rappresentano 40 persone che vengono elette per, diciamo, è un organo consultivo ma anche decisionale, poi c'è anche un direttivo chiaramente, che vengono elette tra gli abitanti del quartiere, ma adesso anche fuori, perché il quartiere, sapete, non è così grande, e quindi rappresentano, diciamo, i membri del comitato dei filippini, di questo comitato. Adesso spostiamoci un po', parlando anche più approfonditamente di lei, e poi ci racconta anche degli altri coautori. Lei è laureata in giurisprudenza, grande appassionata di storia e oggi guida turistica. Sì. E cos'altro ancora possiamo dire di Francesca Mignano? Non so, non sono sia timida. Un presidente, diciamo che appartengo anche all'associazione CTG, sono presidente di un'associazione culturale, anche in questo ho cominciato, e grazie proprio al fatto di frequentare i corsi di storia e arte del CTG mi sono appassionata, ed è stata quella la base per cui poi sono diventata guida turistica e ne ho fatto la mia professione. Quindi sono oggi diciamo a 90 gradi lavoro sul campo, e poi organizzo corsi di storia ed arte. E che quest'anno, il prossimo sarà il 46esimo, che comincerà ad ottobre, e sono corsi aperti a tutta la cittadinanza, ma che servono soprattutto come approfondimento culturale per le guide turistiche, per coloro che amano la città, e che vogliono conoscere di più Verona. Ogni anno c'è un tema diverso. Ma quanta storia sconosciuta c'è ancora da raccontare su Verona? Ce n'è tantissima, e soprattutto in questi ultimi anni, se avete visto, questi ultimi mesi, sono state scoperte delle novità incredibili. Per esempio, adesso a Montorio hanno trovato dei mosaici, proprio 2-3 settimane fa, oppure la villa di Negrar, che era stata ricoperta dopo un primo rinvenimento ancora molti decenni or sono, avevano portato via alcuni mosaici che sono oggi al museo archeologico, ma adesso, grazie ai proprietari e a a un'intesa con la sovrintendenza, è stata scavata un'altra parte, e quindi saranno resi pubblici, e sono già stati resi pubblici, e si cercherà di farli visitare. Ma poi ogni volta che si mette mano in questa città si trova qualche cosa, ecco. È difficile che sfuggano reperti quando si alza un po' di terra, un po' di polvere. È difficile, e poi ci sono. Si alza solo un tappeto. Ecco, un tappeto. Verona ha un tappeto, e devo dire che avrebbe anche la possibilità di vedere molte cose. Per esempio, nel cortile del Tribunale, che anni che è chiuso, c'è questo percorso che era il centro scavi Scaligeri, dove si poteva andare sottoterra. Adesso speriamo che venga riaperto, ma comunque anche facendo dei lavori, per esempio adesso il Ponte Nuovo, così si trova sempre qualche cosa. È una fortuna. La domanda è doppia, e doppia deve essere la risposta. Perché i veronesi, ma anche gli altri che ci stanno ascoltando, la Rete 2000 Web è una rete che spazia, non ha confini, perché può arrivare ovunque, perché dovrebbero comprare e leggere La mia bella Verona? Sia i veronesi che chi è non è di Verona. Ma io credo che è stato fatto per i veronesi, nel senso perché conoscano meglio la propria città, però ci sono immagini che possono essere interessantissime per anche tutte le persone che vogliono conoscere meglio la nostra città, anche per i turisti stessi, perché per esempio l'immagine simbolo della mostra, che è quella dell'Adige ghiacciato all'inizio del Novecento, o altre immagini, anche quelle delle visite di questi personaggi famosi, così possono essere proprio un modo per avvicinarsi alla città. Trovo che siano anche interessanti i passaggi che si sono, che si
che si sono succeduti da quando viene aperto il museo archeologico, vedere com'era e com'è. Certo, ecco. Certo. Quindi chi viene da fuori magari, io vedo tanti turisti che magari dicono com'era questo luogo prima, come avete fatto a tirarlo fuori, e allora anche loro gli faccio vedere che prima non era così, è stato certo, grazie certo. a dei veronesi. Per cui una sorta di aiuto. Quindi questo libro secondo me è proprio un libro che è interessante per la parte fotografica, perché se non vedessi le fotografie lo scritto probabilmente lascerebbe un po' il tempo che trova, anche se è abbastanza puntuale, e, perché ci si è rifatti ai giornali dell'epoca. Tutte testimonianze storiche. Però avendoli accanto alla fotografia si riesce posso, meglio. C'ho il tempo di raccontare? No, ferma. No, ma io rubo un attimo all'architetto, perché è una cosa interessante, che può, simpatica, posso inserire una pillola? Sì, va bene, vado. Nel mio mondo della ristorazione, da quando ho vissuto, sono stata in un noto ristorante di Verona che ha reperti romani nelle fondamenta, visitabili, per cui chiunque poteva venire a chiedere, anche senza fruire del ristorante, di visitare le rovine storiche che erano sotto al ristorante. E una turista giapponese un anno raccontando, venivano le guide come lei, Francesca, che illustravano, io a volte seguivo perché imparavo sempre qualche cosa. Questa turista chiese alla guida, dopo che aveva avuto la descrizione precisa, storica, delle colonne che erano presenti in questo scavo, chiese, ma scusi, sono vere o sono di cartapesta? Questa turista dell'est del mondo pensava che fossero ricostruzioni, ma no, disse la guida, qui è come Hollywood, è troppo bello, e sicuro che sono vere, posso toccare, vedere che non siano di cartapesta queste cose. Se non ci sono testimonianze come quelle di Francesca, certo. E foto, racconti, chi viene dal mondo lontano, in cui ci sono altri reperti, altre storie, altre culture, quel giorno ancora per anni ci sono rotolate dalle risate, perché era convinta che fosse una ricostruzione hollywoodiana di quello che era la Verona romana, che sta sotto a gran parte del centro storico della città. Bene, c'è bisogno dei libri come il suo. Sì, credo di sì. Bene, Francesca, siamo ai saluti. Le devo ovviamente chiedere il suo rapporto, il suo e quello dei suoi coautori, con Edizioni 03. Allora, diciamo che più di tutto è stato la signora Silvana Xamo, che lei aveva già lavorato per Verona in Cantiere, questo libro. Io devo dire che li ho conosciuti poco, poi grazie anche a Paolo Dallavia, che è stato colui che si è occupato della parte grafica, che non era delle Edizioni 03, ma che comunque hanno lavorato insieme. E quindi il lavoro è stato veramente portato avanti con grande professionalità e con grande competenza, quindi credo che anche in futuro, se ci saranno altre attività da approfondire. Indubbiamente saranno. E poi ringrazio molto il professor Turco, che è il presidente del Comitato dei Filippini, che più di tutto ha appoggiato questa nostra ricerca. Ecco. Quindi è stato un lavoro corale, un lavoro di squadra, e grazie proprio alla conoscenza di questa casa editrice, Edizioni 03, siamo riusciti a concretizzare anche questo libro, perché ci ha creduto probabilmente. Certo. Bene, Francesca, io la ringrazio di questa sua presenza qui e dell'averci raccontato, chiamarla solo un'aggiunta di una guida storica paesaggistica è troppo poco, perché c'è dentro tanta storia, c'è tanta ricerca, c'è tanto approfondimento, per cui è inevitabile invogliare non solo i veronesi ma tutti a riscoprire quello che siamo stati, perché parla di noi, racconta quello che siamo oggi noi. Io la ringrazio e ringrazio Edizioni 03. Antonella, se mettiamo uno stacco, ci prepariamo poi al momento. Andiamo con lo stacco. Avete ascoltato Autori e Letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03. Ha presentato Gianfranco Iovino.